per cui io invito un attimo, senza fare polemiche, un interessamento da parte delle amministrazioni su queste cose qui, per poter proprio aiutare chi è in difficoltà. Può, sarebbe, può consegnare copia di quel documento? Perché proprio se vogliamo aiutare le famiglie che sono in difficoltà, questa sarebbe una delle soluzioni. Se può... Grazie. Facciamo adesso quando appena arriva, sì, arriva l'assistenza. Ci sono altre domande? Grazie a questa proroga riusciamo ancora a mantenere. Noi stiamo ascoltando e prendendo contatti con alcune società sportive che operano nel territorio di Fusile, le quali si sono dette interessate alla copertura della somma in disavanzo, diciamo. Nel frattempo, avendo visto che c'era la possibilità di fare una richiesta al Ministero, l'abbiamo avanzata. Questo perché se riusciamo ad avere il finanziamento possiamo o ridurre o quantomeno esulare da quello che è l'intervento del privato e rimodulare quindi il finanziamento. La volontà però è quella di, in un modo o nell'altro, di andare alla copertura della piastra. Grazie, sì, questo è interessante perché stiamo sì, devo annunciarla per il consigliere Cattaneo. Sì, grazie. Sì, questo è interessante, questa compartecipazione di più enti e con il comunale. In effetti stanno scrivendo anche le convenzioni con alcune associazioni che gestiscono gli impianti, quindi potrebbe anche essere un motivo per trattare eventuali compartecipazioni, si capisce questo. Ma la domanda è questa. Assumendo che ci siano queste compartecipazioni di privati e quello che abbiamo a disposizione già 120.000 euro, riusciamo a fare questa copertura oppure è necessario proprio un ulteriore intervento contributivo da parte del Ministero che voi avete richiesto a gran distanza pochi giorni fa, penso poco tempo fa, ecco. Assessore Persico. Allora, lei stesso ha detto che il tutto ovviamente dovrà rifarsi al rinnovo delle convenzioni o una nuova convenzione. Sappiamo tutti che le società sportive che operano nel territorio non è che navighino nell'oro, per cui è uno sforzo che loro si impegnerebbero a fare. Se noi riusciamo ad avere anche questo contributo, possiamo diminuire quello che è il loro sforzo e il loro impegno, altrimenti dovremmo caricare su chi comparteciperà con noi quella che è la differenza. Grazie assessore. Consigliere Capiotto. Sì. Allora, se non ci sono altri interventi prima del mio, volevo un attimo fare due valutazioni rispetto a quello che è diciamo, l'impianto di bilancio nel suo complesso, partendo magari un po' da quello che è la situazione oggi degli enti locali in cui drammaticamente secondo me stanno vivendo e cercano di arrancare con i tagli che spesso e solitamente lo Stato sta attuando.
appunto ci sono appunto parto un po' da quello che sono le opere pubbliche, che è un po' la parte in cui diciamo più copiosa diciamo del bilancio comunale. Parto appunto con il discorso che ha fatto l'assessore Persico sul discorso della SIC, che lo ricordava prima il vice sindaco Maschietto, che appunto entro l'anno si dovrebbe riuscire finalmente ad aprire questa struttura. Di fatto si diceva che non si apriva perché mancavano i soldi sugli arredi, quindi sulla parte diciamo di gestione. In realtà ci sono anche altre problematiche riguardanti a un completamento dei lavori che dovranno essere eseguiti. Parlavo appunto di una serie di fatti, alcune parti del terrazzi, perché ci sono delle infiltrazioni d'acqua, e quindi sicuramente sia tra l'audizione in commissione e l'assessore, quindi credo sia un problema di fatto questo aspetto qui. In commissione l'assessore diceva, non so se mi ho capito male, ma diceva che appunto c'erano dei problemi di infiltrazione d'acqua, quindi dovranno essere rifatti anche delle strutture, cioè quindi delle terrazze che appunto vanno andate. Ecco, io penso che su questa opera qui, che dovrebbe essere appunto un po' la copertina anche del piano delle opere pubbliche, perché compare ormai da 5-6 anni sulla copertina del piano delle opere pubbliche, non si è ancora riusciti a realizzare, e se si riuscirà a realizzare o a finire entro l'anno, come è stato detto, non so se sono stati messi a bilancio i soldi per il mantenimento poi della struttura, cioè il reperimento delle risorse che servono per i costi di gestione di questa struttura, perché da un punto di vista di dimensione la struttura non dico che sia pari di quella comunale, ma un po' meno. Quindi da un lato si è vista, lo dico, la scelta secondo me sbagliata di rivedere allora il progetto della struttura, cioè si è perso secondo me del tempo, e lo è dimostrato nel corso degli anni, la struttura è ancora chiusa, si poteva modularmente, se si dava corso per strada, quello che era il progetto iniziale, forse avrebbe già oggi una struttura già attuata, fruibile diciamo dal punto di vista. La seconda scelta sbagliata che è stata fatta a questa amministrazione, secondo me, e lo ricordava prima l'assessore Finale, quando diceva che ho letto anche tra l'altro nella relazione aggregata al bilancio della società patrimoniale, che nel 2013 dovrebbero essere previste le tribune per la palestra Poppi. Non so se ho capito male, ma ecco, io ricordo solo che le tribune della palestra Poppi erano già previste nel progetto iniziale della palestra, quando era stata stilata l'epoca, quindi diciamo sono state tolte quella volta per una ripicca diciamo nei confronti di chi aveva attuato quel progetto. Oggi rivedendo tra l'altro quello che era la pavimentazione, quindi togliendo risorse a un'opera già abbandonata, andando a fare quindi delle variazioni su quello che abbiamo già finanziato, ci sono tolte ovviamente delle tribune già previste. Oggi ovviamente, e credo costi di mercato, sicuramente non si spenderà meno di quello che era previsto all'epoca per fare il tribune, quindi una seconda scelta sbagliata su questo aspetto qua credo sia un'altra cosa sbagliata che ha fatto la scorsa amministrazione, e questo sta a rivedere il progetto che era già appaltato per una sola ripicca personale, credo. E trovo ancora all'interno del piano delle opere pubbliche, trovo ancora, meglio, è ancora previsto, lo diceva l'assessore Persico, la ristrutturazione dell'ex casa a fondamento, quindi è un progetto che continua ad andare avanti, è un progetto che l'amministrazione appunto vuole portare avanti, che secondo me sarebbe bene che ripensasse seriamente nel fermarlo e provare a riposizionare nel mercato, sempre di non rimetterci troppo, la buona casa che è l'ex
scalza che è stata, appunto, perché dico questo perché ovviamente diceva che erano stati reperiti i soldi del primo stralcio di 170.000 euro, però nel bilancio, cioè nelle opere pubbliche, non viene detto dove, non viene detto dove vengono reperiti i soldi nel 2014, non c'è scritto da che forma, se tramite mutuo o tramite cosa. Ci sono 170.000 euro che nel 2014 nel piano pluriennale non viene data l'indicazione della copertura. E per il 2000, l'anno successivo, il bilancio di 100.000 euro viene detto che la copertura è interamente per mutuo, così, o non so se ho capito male. Quindi noi, per quell'intervento lì, ribadisco ancora una volta, andiamo a spendere, se le cose stanno così, 500.000 euro per 120 metri quadri. Non è ancora messo in... non è ancora partito, non si capisce se parte un possibile intervento di riqualificazione di quell'area. Leggevo appunto nelle relazioni che c'è un FUA che potrebbe partire con l'aiuto di privati, ma lo ricordava anche il sindaco, la situazione congiunturale nel mercato immobiliare è tale che credo sarà difficile oggi far partire certi interventi anche se siamo in centro. Quindi oggi rimane una scelta forte di questa amministrazione spendere 500.000 euro nel totale per 120 metri quadri in centro a Musile con un valore a metro quadro di 4.160 euro. Quindi stiamo per andare, compriamo oro, cioè 4.000 euro in centro a Musile sono una cifra secondo me molto molto importante. E per quanto riguarda la viabilità, una piccola nota di merito la do a questa amministrazione, nel senso di leggevo oggi sul Gazzettino, mi sembra, che è stato approvato tramite concertazione con l'ANAS di Venezia la possibilità di mettere due autovelox presso i punti di via Testina tra la località della Scalina e il bosco. Ecco, siamo in attesa, quello è un punto nero, sono successi ultimamente anche gravi incidenti, l'ultimo mi sembra qualche settimana, qualche giorno fa, non ricordo, e credo che un merito a quel progetto vada ricordato che l'aveva portato avanti, appunto, lo ricordava anche il sindaco, l'ex assessore Alberto Teso, era uno dei punti di merito. Di un plauso anche all'amministrazione qua che ha portato avanti questo progetto e che molto probabilmente è un palliativo, secondo me, però risolutivo, molto probabilmente potrà risolvere gli incidenti che potranno causarsi nel corso di quei due punti, però l'unica soluzione definitiva a quel nodo lì, soprattutto per quanto riguarda via Bosco, via Cascinelle, è quella famosa rotatoria che da tempo si aspetta e che era stata, diciamo, anche messa in previsione con l'amministrazione precedente quando aveva fatto anche già le pratiche per l'indicazione sia nel piano regolatore delle zone da espropriare e mi sembra anche il progetto preliminare, non so se ricordo male, sarà stato affrontato il progetto preliminare. Per l'edilizia sportiva, ho detto prima il discorso della ce n'era anche il consigliere il campionero per quanto riguarda sulla piastra polivalente, spero, dico solo che sulla copertura della piastra sono ormai penso 10 anni quasi che se ne parla di quella copertura, ogni anno viene messa a bilancio, ogni anno viene si ritorna a rimettere a bilancio quel tipo di intervento, mai viene realizzato. Ecco, io spero, mi auguro che questa volta con i fondi, ho capito se sono stati reperiti da parte dei privati o la compartecipazione dei privati a questo intervento dia veramente la realizzazione dell'opera entro l'anno. Dubito che siamo entro l'anno perché comunque ricordava l'assessore Susanna prima, noi stiamo parlando di un bilancio di previsione siamo a giugno del 2013. Questo fa capire l'incertezza in cui sta operando l'ente locale e anche le difficoltà in cui sta operando il locale su questo aspetto qua. All'assessore Maschietto volevo fare alcuni punti in merito all'intervento che ho sentito nella sua relazione. E mi spiego, ha parlato, oltre che delle varie attività culturali che non vengono
legate alle manifestazioni che sono state messe, ha parlato anche del discorso del distretto complessivo Torti, facendo un po', diciamo, tralasciando quello che è, diciamo, la redazione effettiva del referato che appartiene, andando a toccare, secondo me, punti per quanto riguarda l'istruzione che dal punto di vista formativo non competono al comune sulle scelte che ha fatto o meno l'istituto complessivo Torti. Ma non è questo il modo, secondo me, di operare. Cioè, io su questo aspetto qua ho già avuto modo di dire all'assessore, vorrei capire se da parte dell'amministrazione c'è una disponibilità di sussidio, di aiuto nei confronti dell'istituto che al posto di... non ho visto posti in bilancio che potessero essere tali da diciamo, aiutare a risolvere quel problema che prima si parlava l'assessore, quindi capire se il comune in qualche maniera può aiutare l'istituto andando incontro a quelle che sono poi le esigenze della cittadinanza, come ricordava l'assessore, se il comune intende in qualche maniera provare ad aiutare attivamente, senza polemica e senza comunicati stampa sui giornali, eccetera, ma mettersi a lavorare per risolvere effettivamente questo problema, se c'è la possibilità anche di poste in bilancio da poter disporre per compartecipare alla risoluzione di quel problema lì. Qual è il problema? Non si capisce. Scusate. Forse mi sono spiegato male. Penso che chi ha indirizzato la domanda abbia capito e abbia capito bene. Parlavo degli enti non meridiani sul discorso della polemica, ma tanto l'avvenimento complessivo e il comune. Prego, consigliere Capiato. No, non so, stiamo discutendo. No, lei prosegue pure. Sì, volevo capire se c'era qualche spunto di riflessione su quello, su questo tema. Vorrei fare un po' di ordine, visto che finora ha aperto 6 temi, volevo capire se... No, finisco con l'ultimo tema che è l'IMU. L'assessore ricordava che l'imposta municipale propria messa a bilancio per il 2013 è lo stesso gettito che è stato riconfermato di fatto lo stesso gettito del 2012. Sono stati fatti però, lo ricordava, degli interventi che di fatto hanno modificato quello che era il gettito di fatto vero che resterà nelle casse comunali, perché è cambiato ancora la normativa, ossia, lo ricordava l'assessore, allo Stato vanno solamente lo 0,76 per mille dei fabbricati ad uso produttivo, le famose categorie D. In commissione avevo chiesto, mi è stata data la risposta da parte dell'ufficio tributi, di quanto fosse il gettito IMU previsto di fatto con la revisione della normativa sull'IMU. L'ufficio risponde che di fatto si è previsto un incremento del gettito di 600.000 euro, salvo ovviamente quello che è il discorso del fondo di solidarietà che poi dovrà essere rimpinguato dai vari comuni nei vari bilanci. Io non so quanto sarà, nessuno lo sa, credo, questo fondo e la compartecipazione che dovrà dare il Comune di Musica a questo fondo, però credo che mi costa il gettito derivante dalla situazione attuale dell'IMU, cioè 600.000 euro in più, sono un'imposta talmente importante che forse con qualche considerazione in merito anche ad una possibile riduzione delle aliquote di base potesse essere presa in considerazione già ora, o se lo si farà quando si pensa di farlo, cioè nel senso di dire è una cosa che poi la si vuole fare a consuntivo a settembre, ottobre, quando ci sono gli equilibri di bilancio, a rivedere la aliquota IMU, perché ovviamente oggi stiamo riconfermando le aliquote dell'anno scorso, quindi stiamo riconfermando la aliquota del 0,96 e dello 0,5 per mille, quindi scusi, 0,5 per mille. Ecco, tutto, cioè io
finisco con questi spunti di riflessione su quello che è il discorso dell'IMU, perché ripeto, un gettito di 600.000 euro, ripeto, non sapendo ancora qual è il fondo di solidarietà, credo che aver mantenuto lo stesso gettito dell'anno scorso sia stato, secondo me, molto contenuto rispetto a quello che può essere il bilancio finale del comune. Grazie, 7 punti coinvolti assessore Persico, sindaco Maschietto, Susanna. Andrei in ordine col primo punto: biblioteca, casa. Sì, esatto. Biblioteca, assessore Persico, viabilità, assessore Persico, copertura piastra, assessore Persico. Grazie. Allora, per quanto riguarda la sede, discorso della terrazza, dell'impermeabilizzazione sbagliata e della impossibilità di rivolgersi verso la ditta che l'ha eseguita in quanto fallita, effettivamente l'ho elencato tra alcuni dei lavori che devono essere ancora completati per l'utilizzo. Ovviamente per questi lavori è previsto che per fine anno si possa avere sia questa parte fatta. Sono stati ultimati i lavori di collegamento con, per quanto riguarda l'ascensore, l'impianto elettrico, i corpi illuminanti, e gli uffici stanno esaminando quelle che sono le offerte per gli alleni. Noi entro fine anno contiamo vivamente di aver completato tutto questo, oltre alla sistemazione dell'area verde esterna, e di poter utilizzare quella che è la scuola. Ricordo che il problema del patto di stabilità ha posto parecchi vincoli nella realizzazione delle opere e li sta ponendo, per esempio, anche nei confronti della Casa Fullanetto, la quale lei la vede nel 2014, in quanto il patto di stabilità non ci consente di andare oltre. Compatibilmente con tutti questi lacci e lacciuoli, però, ripeto, siamo arrivati a quella che è, a mio avviso, la data quasi certa dell'utilizzo della casa fornitore del SICE. Per quanto riguarda la terrazza, ripeto, è una terrazza di 10 metri quadrati, ha avuto questo problema, evidentemente è stato valutato che è stato fatto male il massetto, non è stato messo il mappelastico, però non possiamo rivolgersi certamente alla ditta che ha eseguito i lavori. Per il resto passerei la parola al sindaco, con il quale abbiamo un po' condiviso tutti i problemi, e vediamo eventualmente se alla fine ci sarà qualcosa che non è stato chiarito. Sono qua. Grazie, la parola al sindaco. Sì, solo due questioni. Per chiarezza, nell'intervento del consigliere Capiotto, quando parla dei ritardi della SICR, di praticamente una cattiva gestione in sostanza, sì, ha fatto riferimento all'inter procedurale, scelte, eccetera. Poi ha detto che le tribune e la questione delle tribune, in particolar modo nella palestra e dei Cototti, sono state una ripicca o addirittura questione personale. Io credo che chi fa l'amministratore e la buona amministrazione non ha né questioni personali né ripicche, ma semmai questioni di bilancio e di numeri, che il bilancio è fatto da numeri. Quindi io ricordo perfettamente il 2007, quando siamo stati eletti con la precedente amministrazione, e avete solo avuto la fortuna che le amministrative erano a maggio, perché se le amministrative fossero state fatte a gennaio e non vi era l'impianto di cantiere, noi quei lavori là li avremmo sospesi. Parliamoci chiaro, questa è la vera drammaticità. Esatto, con 2,5 milioni di mutuo, 900.000 euro di contributo regionale, oneri finanziari sul mutuo che ci portiamo avanti 20 anni, superiamo i 4 milioni di euro, 8 miliardi di lire. E oggi stiamo parlando di una copertura magari in PVC, della piastra polivalente, e ci dici anche che sono 10 anni che se ne parla di questi 120.000 euro. Io credo che un buon amministratore dovrebbe fare un esame di coscienza su quello che è stato l'impegno folle del bilancio comunale di Musile per i prossimi 20 anni, ne stiamo pagando le conseguenze. Con 8 miliardi di lire avremmo
un fiorfiore di palazzetto dello sport sugli impianti sportivi, una cittadella dello sport che fa invidia all'interno a Basso Piave. Oggi non abbiamo nulla di tutto questo e stiamo rincorrendo, ahimè, è vero, stiamo rincorrendo i 120.000 euro messi a disposizione della Regione, il credito, quel credito sportivo col Ministero, gli altri 100.000 euro, la possibilità che si diceva di mettere assieme sinergie di varie associazioni, soprattutto quelle che incassano soldi, dobbiamo parlarci chiari perché lo diceva prima qualcuno che mi ha preceduto, le associazioni ovviamente non sono in grado di mettere a disposizione grandi risorse se non hanno gli sponsor alle basi. E quindi chi è che oggi introita o incassa risorse? L'ASE, il calcetto, per parlarci chiaro, siamo in consiglio comunale, possiamo dirlo tranquillamente. Oggi chi può fare un investimento e quindi a fine convenzione chi parteciperà alla gara e può impegnare le risorse è esclusivamente o gran parte di queste risorse verranno, arriveranno da queste associazioni, quelle che hanno anche un'entrata, perché le altre possono chiedere, possono partecipare, ma sicuramente le risorse saranno inferiori, ammesso che ovviamente speriamo che abbiano magari dei buoni sponsor per poter attingere o partecipare con proposte fattive. Ma non possiamo perdere l'occasione di mettere assieme diversi soggetti per ottenere una sinergia, un accordo che arrivi a un monte, a una cifra X, che sia 300.000, 400.000, non lo sappiamo perché abbiamo solo un progetto di massima, lo verificheremo con un progetto definitivo, ma vogliamo mettere in campo tutte queste opportunità, compreso il contributo che abbiamo avuto come proroga a questi due anni, per ottimizzare il tutto, per cui qua non ci sono le picche, questioni personali, ma c'è buona amministrazione che cerca di ottimizzare le risorse a disposizione. Dico che è uno scandalo aver speso 2 milioni e mezzo di euro a mutuo, 900.000 euro della regione buttati dalla finestra, oggi con 900.000 euro avremmo già finito la pista ciclabile sulla statale 14 e avremmo fatto anche la rotatoria che citava prima via Bosco Cascinelle. Invece abbiamo una misera palestra messa a posto, per quanto si voglia dire messa a posto, ma non si può fare né attività agonistica perché non ha dimensioni, né ha una tribuna decente. Quindi l'assessore sta portando avanti un'iniziativa che prevede un investimento, mi pare, 12-13.000 euro, un investimento veramente misero per quanto riguarda un minimo di dignità per i familiari e per le persone che seguono. Non si spendevano 12.000 euro, vada a vedersi i documenti. Non si spendevano 12.000 euro, vada a vedersi i documenti. Vado a vedere i documenti, con queste cifre qua non si andava da nessuna parte, saremo ancora con l'acqua alla gola per le scelte sciagurate di quella volta. Abbiamo dovuto rivedere. Sulla questione casa fondamento, e poi lascio ai colleghi di giunta le altre questioni, io credo che sia stata una scelta lungimirante, se non altro perché è nel cuore del capoluogo, prevede una sistemazione della SIG che, come si diceva, va a compimento e quindi andrà ad essere inaugurata tra poco, e avremo finalmente altro obiettivo della precedente amministrazione, che è lo stesso di questa, di dare una dignitosa sede alla Polizia Locale con tutti i crismi che ha oggi la Polizia Locale, lo dicevo prima, nella sua evoluzione. Pertanto basta a comandi di Polizia Locale in locazione, ma strutture idonee, adeguate e di proprietà, senza pagare affitti. Pertanto io credo che il prossimo tassello sia proprio quello di ultimata la SIC, di sistemare anche la questione della casa ex Fullaretto. Poi sono tanti, sono pochi, merita l'intervento, perché un'altra sede della Polizia Locale nel cuore del capoluogo, al lato di una struttura dove si fa cultura e comunque istituzionale, con le bandiere fuori per capirci istituzionale, ci sta bene il comando di Polizia Locale. Quindi credo che sia stata, oltre a una scelta importante, anche lungimirante, perché nel tempo darà ragione alla precedente amministrazione, a questa e a chi ci tiene in questo territorio. Ah, un ultimo passaggio che c'entra, non so se era stato toccato, era quello dell'autovelox sulla via Triestina. E abbiamo avuto un incontro proprio la settimana scorsa con ANAS. Sì, no, solo per chiarire, però. No, questa non è una critica, scusami. Questo è solo per chiarire. Non ti critico solo. Ci sono anche questioni, diciamo, di ordinaria amministrazione che meritano anche un po' la condivisione del Consiglio Comunale. Abbiamo avuto un incontro, io dico, importante, ma soprattutto diciamo, costruttivo con ANAS per diverse questioni che attenevano in particolar modo al tratto stradale rotatoria Fossetta con Ponte della Vittoria e in particolar modo quella legata all'autovelox e quindi al posizionamento in sede fissa
di un autovelox anche senza la vigilanza permanente, quindi del corpo di polizia locale, perché altrimenti ovviamente avremmo pure la deterrenza, ma è chiaro che la gente corre, se non vede la gente e quindi la polizia locale ferma e di fatto rallenta solo se c'è la polizia. Pertanto questa deve diventare un'abitudine di transitare in quel tratto di strada pericoloso che ha visto anche diversi incidenti mortali con questo tipo di autorizzazione. Abbiamo avuto l'autorizzazione prefettizia che è necessaria ed è fondamentale alla base dell'autorizzazione ANAS, infatti è la prima cosa che ci hanno chiesto, questa c'è. Oggi rispetto al decreto Maroni che prevedeva anche un adeguamento dei limiti di velocità uniformati al tratto lineare per almeno un chilometro, devono portare a un riallineamento delle ordinanze ANAS, ossia un riallineamento delle velocità in modo diciamo consono e adeguato dal villaggio al bosco a 70 all'ora fino alla rotatoria della fossetta, e quindi con questa possibilità del posizionamento di due autovelox, uno dalla direzione Mestre verso Musile poco prima dell'intersezione via Croce e via Casera, e uno da Musile verso Mestre sulla destra ovviamente poco prima della piazzola di Luò, vicino alla località appunto di quella borgata che c'è vicino a via Casera. Questi sono i due posizionamenti, e c'è anche un intervento importante di Luò che ha colto la nostra richiesta e si è reso disponibile a sostenere, l'avete visto anche oggi nella stampa, a sostenere la spesa per il combinamento e la messa in sicurezza di quelle fermate che ahimè oggi ci sono sul lato destro uscendo da Musile e che mettono in seria difficoltà e incolumità la persona stessa, perché le persone, gli utenti, devono di fatto stare tra il fossato e l'unghia dell'asfalto, quindi in una posizione che non è più di 30-40 cm, in balia di mezzi anche pesanti che transitano e quindi con difficoltà ancora maggiori se pensiamo magari a giornate dove ci sono forti piogge o quant'altro, quindi mettono in difficoltà soprattutto gli utenti giovani o anziani che devono aspettare l'autobus. Quindi questo credo che sia un investimento importante di Attivo per la propria utenza, ma anche una condivisione intelligente con ANAS, quindi questo è un po' il succo e il sunto delle questioni intraprese la settimana scorsa. Mancano le risposte, mi pare, assessore Maschietto per quanto riguarda la scuola Totti e poi l'assessore Susanna per il riferimento. Posso fare una richiesta al sindaco, che era una iniziativa che avevamo preso ancora anni fa e che poi è rimasta nel cassetto, ma che secondo me chiede di essere operata, quella di un movimento di sicurezza, cioè di sicurezza di passaggio, attraversamento della statale. La statale Triestina per i ragazzi che devono prendersi il pullman andare a scuola. Scusi Presidente, perché ho dimenticato questo passaggio che era la terza questione. C'è di fatto una circolare ANAS legata al codice della strada che prevede una revisione di quelle che erano le autorizzazioni per gli attraversamenti pedonali con portale in situazioni di questo tipo. Con il funzionario, con il dirigente ANAS, ovviamente abbiamo appurato queste difficoltà che prevedono una diversa allocazione sia delle linee zebrate che del portale. Perché? Perché prima l'autorizzazione che avevamo avuto era con l'attraversamento davanti al mezzo, all'autobus in partenza. Questo metteva a forte rischio il pedone che, uscendo dall'autobus e attraversando la strada, non vedeva chi arriva da dietro l'autobus e chi in sorpasso molte volte poteva mettere in serio pericolo l'utente. Pertanto abbiamo curato e stiamo vedendo in concomitanza con l'ufficio tecnico, lavori pubblici e la polizia locale, che hanno fatto il sopralluogo con un funzionario anche dell'ANAS, per capire l'esatta dimensione e spazio dove dovrà essere messa la linea zebrata, che sarà posta quindi dietro all'autobus, in modo tale da far partire in sicurezza l'autobus e far passare in altrettanta sicurezza i pedoni. Grazie della precisazione. Sì, assessore Maschietto. Sì, è acceso adesso. Benissimo. No, volevo rispondere al consigliere Capiotto per dire che mi ha accusato di intervenire. Ha detto che sono intervenuto, è la stessa cosa, sono intervenuto in questioni afferenti all'istituto comprensivo che non sono di nostra competenza. Ora, dire che l'assessore all'istruzione, oltre che alla cultura, è
non abbia competenza non sulla didattica, ma sull'andamento dell'istruzione dell'amministrazione, sì, del Comune di Busile, mi sembra francamente un po' capziosa come interpretazione, perché non so a cosa mi... anche perché, insomma, la scelta effettuata dall'Istituto Comprensivo, specificatamente, ripeto, con tutte le colpe e i meriti dal Consiglio di Istituto, che forse lei non conosce bene i meccanismi, ma è l'organo di governo della scuola, ecco, questa è stata una scelta sbagliatissima. Se dopo lei considera che il Comune, opponendosi a questa scelta affrettata e improvvida e tentando di conservare i pressi scolastici di Croce e delle Pertiche, perché se non lo sa già qualcuno di Croce è andato a chiedere ricovero a Meuro, una buona delegazione di genitori, quindi io non vorrei che continuasse questa cosa, ecco. Quindi se questo non è un momento di intervento anche sui giornali di fronte a una scelta così esasperata, mi dica lei cosa rimane. Cioè, è inutile che noi diciamo la scuola nostra è la migliore, la nostra è la più seria, la nostra scuola offre un orario e quando i ragazzi sono iscritti da 3 mesi, 4 mesi, dice non è più così perché abbiamo bisogno delle compresenze. Alcune cose si sapevano già prima. Che ci sia un bisogno delle compresenze è indubbio, questo lo so anch'io. Però io ho detto al preside e anche al Presidente del Consiglio d'Istituto che per la serietà della scuola avrebbero dovuto fare tutti gli sforzi per conservare gli accordi fatti con i genitori, che hanno fatto una scelta educativa anche in base all'orario proposto nelle nostre frazioni, perché se no non vedo un motivo per portare i ragazzi a Mille Pertiche o a Croce, non è che sia Disneyland, insomma, sono due frazioni, hanno un'ottima scuola che però dà un orario appetibile e interessante.